Operazione Caronte, 9 arresti e sequestri per oltre 3 milioni per l'organizzazione di stampo mafioso. Lite a Carrara, individuato l'aggressore, si intensificano anche i controlli alla Movida. Trasporto pubblico, Mobit rincara la dose sull'offerta tecnica più competitiva rispetto ad Autolinee Toscane. Sanac, timidi segnali positivi, ArcelorMittal paga accordo su cassa integrazione e la lotta serrata dei dipendenti. Stanziati dalla regione oltre 2 milioni per i neodiplomati degli istituti tecnici. Al via l'operazione Mare Sicuro 2020, Capitaneria di Porto di vigilanza sulla costa fino al 13 settembre. Un saluto a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati al consueto appuntamento con il telegiornale di Antenna 3. In apertura alla cronaca, operazione Caronte, traffico di rifiuti di lusso, 9 arresti e sequestri per oltre 3,5 milioni di euro, coinvolti i vertici di uno dei più importanti porti turistici d'Italia. Il primo servizio a cura di Margherita Badiali. Effettiva l'ordinanza di custodia cautelare per 9 indagati dalla Compagnia dei Carabinieri di Santa Margherita Ligure, emessa dal GIP di Genova su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, in collaborazione con i comandi dell'arma presenti nei territori delle province di Genova, Napoli, Caserta, Avellino e Massa Carrara. L'ordinanza rientra in merito all'operazione Caronte dopo la mareggiata che colpì Rapallo nel 2018, che vedeva coinvolti i vertici del porto. I 9 indagati sono responsabili a vario titolo dei reati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, aggravato in concorso, violenza privata aggravata dal metodo mafioso, omicidio colposo, calunnia, illecita concorrenza con violenza e minaccia e intermediazione illecita di manodopera. A uno degli indagati sarà applicata la custodia in carcere, mentre ad altri 7 gli arresti domiciliari e all'ultimo il divieto di dimora nel comune di Rapallo. Notificati anche avvisi di garanzia, 7 persone ritenute a vario titolo concorrenti nei reati contestati, tra cui anche tentato omicidio e detenzione illegale di armi da fuoco. Secondo gli inquirenti, gli indagati si sarebbero avvalsi di aziende collegate alla criminalità organizzata per smaltire a costo inferiore gli yacht distrutti dalla furia del mare che ostruivano la rada del porto di Rapallo. Contestualmente, i militari hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo ai fini della confisca di oltre 3,5 milioni di euro per i vari reati, anche aggravati quindi da metodo mafioso. La misura cautelare è stata emessa a carico di 7 uomini e 2 donne, alcuni gravati da precedenti di polizia, tra cui imprenditori, avvocati e professionisti nel settore della nautica, ritenuti a vario titolo coinvolti nel trasporto, stoccaggio, gestione e smaltimento illecito di rifiuti relativi alle imbarcazioni distrutte dalla mareggiata. Gli stessi avevano posto in essere un elaborato sistema di gestione illecita di rifiuti non curanti del pericolo ambientale connesso all'inquinamento dello specchio acqueo di Rapallo e di 2 siti di interesse regionale SIRN nella provincia di Massa Carrara, con un ricavo di oltre 3 milioni di euro, movimentando e gestendo circa 670 tonnellate di rifiuti non tracciati. Ruolo determinante nell'attività illecita era rivestito da un soggetto napoletano pregiudicato, il quale, avvalendosi del metodo mafioso e millantando con contatti con soggetti appartenenti alla camorra e all'andrangheta, aveva promosso e gestito l'intera filiera illecita con l'intento di penetrare il tessuto imprenditoriale ligure nel settore della nautica. Ancora la cronaca, 12enne caduto in un canale a Bonascola, frazione di Carrara. Era a bordo della sua bicicletta oggi pomeriggio quando si è sbilanciato ed è caduto dentro il canale, fortunatamente non pieno d'acqua. Non si conoscono i dettagli della dinamica dell'accaduto. Il bambino è stato portato in codice giallo all'ospedale di Lapuane per trauma cranico e trauma alla parte alta di una delle braccia. All'inizio la situazione sembrava più grave di quello che si è poi dimostrato ad un esame più attento, tanto che è stato allertato anche il Pegaso. Sono intervenuti l'automedica di Carrara, la pubblica assistenza di Carrara e i vigili del fuoco. Emergenza Covid, intensificati i controlli della Polizia di Stato in occasione della Movida. Trovato anche l'aggressore di 2 minorenni finiti in ospedale per una lite a Marina di Carrara ad inizio giugno. Sentiamo.
Dopo la lite scoppiata per futili motivi sulla spiaggia di Marina di Carrara di inizio giugno, per la quale sono stati prontamente identificati tutti i giovani partecipanti e convocati in ufficio i genitori dei ragazzi, che al momento non hanno inteso sporgere alcuna denuncia, la Polizia di Stato ha identificato anche l'aggressore dei due minorenni finiti in ospedale la notte di sabato 6 giugno. Uno per lesioni refertate dai sanitari con 30 giorni di prognosi e l'altro per la frattura del setto nasale. Si tratta di un giovane di Carrara poco più che ventenne incensurato che è stato identificato dagli agenti della squadra mobile grazie alle testimonianze e alla raccolta di inequivocabili elementi di prova a suo carico. All'origine dell'aggressione, come da copione, qualche scambio di battute, magari condite da epiteti offensivi reciproci per uno sguardo non gradito che ha innescato la reazione violenta dell'aggressore. Gli agenti della Polizia di Stato stanno inoltre valutando la posizione di altri soggetti coinvolti nella lite. Per contrastare questi fenomeni sociali, nel solco delle linee tracciate dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, la Polizia, insieme alle altre forze dell'ordine e alla Polizia Municipale, ha rinforzato i servizi di controllo e monitoraggio della movida notturna, procedendo anche a più approfonditi controlli dei locali pubblici per verificare il rispetto delle misure di sicurezza disposte per l'emergenza epidemiologica. Nello scorso fine settimana, infatti, il personale della divisione della Polizia Amministrativa, insieme all'omologo ufficio del Commissariato di Polizia di Carrara, ha contestato a un esercente locale la violazione della normativa sulla vendita di alcolici a minori di 18 anni, procedendo ad irrogare la prevista sanzione pecuniaria che va da 250 a 1000 euro. I servizi coordinati con ordinanza del questore di Massa Carrara proseguiranno anche nei prossimi fine settimana. Ed ora il consueto bollettino dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest. I casi positivi al Covid-19 oggi sono a zero e non si registra nessun decesso. Continua ad aumentare in maniera consistente il numero di guariti. Si sono registrate infatti finora 3.171 guarigioni virali, cosiddetti negativizzati. In più ci sono 311 guarigioni cliniche che fanno arrivare ad un totale di 3.482 i guariti. Dal monitoraggio giornaliero sono 1.664 su tutto il territorio dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest le persone isolate in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Nel servizio andato in onda ieri abbiamo trattato il caso Mobit e trasporto pubblico. Oggi torna a parlare Mobit, che sostiene di aver presentato un'offerta tecnica migliore rispetto ad Autolinee Toscane. Sentiamo, ce ne parla Rossella Barattini. L'ordinanza del Consiglio di Stato, pur senza disporre la sospensione immediata dell'aggiudicazione del servizio, disposta dalla Regione Toscana a favore di Autolinee Toscane, gruppo francese RATP, fa riferimento al contenimento dei maggiori oneri gravanti sulla finanza pubblica. Questo quanto riferisce Mobit in una nota all'indomani della decisione del Consiglio di Stato di rigettare l'istanza di sospensione cautelare dell'affidamento del trasporto pubblico locale ad Autolinee Toscane. Mobit sostiene di aver presentato l'offerta tecnica migliore ed un'offerta economica superiore a quella di Autolinee Toscane di poco più dell'1% e inoltre continua a confermare, proprio nel rispetto degli esiti della gara, il contenuto integrale dell'offerta presentata. Per contro, la Regione ha assicurato ad Autolinee Toscane un aumento di corrispettivo pari quasi al 7%, quindi ben più dell'offerta di Mobit, recita la nota. In conclusione, la Regione, ancor prima della sentenza definitiva, vorrebbe avviare il servizio alle condizioni dell'offerta dei francesi, peggiore tecnicamente, assegnando loro risorse complessive che sopravanzano l'offerta di Mobit. Secondo Mobit, ciò comporterebbe un costo maggiorato di circa 17 milioni di euro l'anno, 187 milioni per la durata dell'affidamento, che finirebbero dalle tasche dei cittadini toscani a quelle di una società straniera. Mobit continuerà nella vigilanza ed in ogni intervento per scongiurare forzature, si legge nella nota in conclusione, e a segnalare ogni misura che pervenga grottescamente ad assegnare il servizio all'offerta peggiore, pagandola più di quanto costerebbe l'offerta migliore. Ci occupiamo adesso di Sanac. Timidi segnali positivi. ArcelorMittal paga l'accordo sulla cassa integrazione e lo stop estivo. Il segretario della Wiltech, Massimo Graziani, soddisfatto del risultato. Sono stati versati 6 milioni di euro. Il risultato è stato raggiunto grazie alla lotta e all'impegno dei lavoratori. Sentiamo.
Vertenza Sanac, primi timidi segnali positivi. Ad annunciare le ultime notizie che riguardano lo stabilimento di Massa e tutto il gruppo industriale, con quattro poli produttivi legati ormai da tempo alle vicende dell'ex Ilva di Taranto, è il segretario della Wiltec Nord Toscana, Massimo Graziani. ArcelorMittal ha iniziato a pagare parte del maxi credito vantato da Sanac e che ammontava a circa 20 milioni di euro, esordisce Graziani, tirando un sospiro di sollievo anche a nome dei lavoratori, e prosegue: abbiamo appena finito le assemblee con il personale, quindi per fortuna ArcelorMittal ha pagato circa 6 milioni di euro e questo permetterà di poter proseguire almeno fino a fine agosto con i programmi e le lavorazioni in corso. Senza queste risorse probabilmente la situazione sarebbe precipitata. Tuttavia i problemi restano. Gli ordini che ha Sanac arrivano dai mesi scorsi quasi interamente dall'ex Ilva e quindi non sono tali da richiedere la piena occupazione degli stabilimenti, sottolinea il segretario Wiltec. Quindi abbiamo concordato con l'azienda un sistema di cassa integrazione che interesserà in maniera omogenea tutti i dipendenti a gruppi senza alcuna distinzione, con delle chiusure totali concentrate prevalentemente nel venerdì. Con la chiusura di interi reparti andiamo a superare perlomeno le problematiche sulle rotazioni, in modo che l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale incida nella maniera più corretta ed equa possibile sui lavoratori, dichiara poi Graziani. È un accordo che in questo momento almeno va a sanare alcune tensioni che si erano innescate fra la direzione e i sindacati, generando del malcontento in azienda. Un risultato che è arrivato grazie anche alla presa di posizione chiara da parte dei lavoratori, che con le azioni di lotta e sul lavoro hanno dimostrato serietà e professionalità mantenendo alto il livello di produzione. Certo, sul futuro restano ancora tutte le incognite legate alla sorte dell'ex Ilva e all'accordo con ArcelorMittal. Continueremo a monitorare cosa succede sui tavoli romani, conclude Graziani, perché siamo ovviamente preoccupati per quello che succederà dal 1 settembre in poi, visto che l'attuale accordo ci dà respiro fino al 31 agosto. Una data che si può raggiungere anche grazie alla fermata tecnica dell'impianto nelle settimane centrali di agosto. Saranno mesi estremamente importanti per tracciare il futuro dello stabilimento e se non arriveranno risposte, le solleciteremo con tutte le forme e i modi che possiamo mettere in campo. Prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale di Carrara per apportare migliorie al cantiere per la realizzazione del progetto di rifacimento del ponte di via Menconi ad Avenza. In particolare, dopo che il Consiglio Comunale si è schierato a favore dell'avvio immediato dei lavori, il sindaco Francesco De Pasquale ha rilanciato la richiesta di alcune modifiche per andare incontro alle attività commerciali nell'ottica di limitare al massimo i disagi legati al cantiere. Il confronto si sta concentrando sulla durata dei lavori e sui tempi di chiusura della strada, la viabilità automobilistica, e il sindaco ha dichiarato: stiamo lavorando per limitare allo stretto indispensabile lo stop alle auto e allo stato attuale. Crediamo di poter dire che ci sono ottime possibilità di ridurre l'interruzione del traffico a meno di 2 mesi. Stanziati dalla Regione Toscana quasi 2 milioni e mezzo di euro per la formazione post-diploma per gli istituti tecnici superiori. L'obiettivo è sostenere il trend positivo di occupazione in uscita dai percorsi di istruzione tecnica superiore. Rossella Barattini. Quasi 2 milioni e mezzo di euro sarà la cifra destinata alla formazione post-diploma per gli istituti tecnici superiori. Questa è la decisione della Regione Toscana per dare continuità all'offerta formativa degli istituti tecnici superiori post-diploma, che con una delibera stabilisce gli elementi essenziali di criteri di selezione dell'avviso pubblico ormai prossimo relativo alla presentazione dei progetti in vista del gennaio 2021. La Regione Toscana fa sapere che è stato confermato il cofinanziamento di risorse del Fondo Sociale Europeo al 50% del costo standard dei percorsi biennali e al momento si ipotizza una copertura di circa 18 percorsi. L'obiettivo è sostenere il trend positivo di occupazione in uscita dai percorsi di istruzione tecnica superiore, afferma l'assessore a formazione, istruzione e lavoro della Regione Toscana, Cristina Grieco, che precisa, soprattutto in questo particolare momento, che ci vede protagonisti della ripresa economica del paese della Toscana, appare più che mai significativo stabilire un legame dinamico e continuativo tra l'attuale programmazione comunitaria 2014-2020 e la successiva 2021-2027. Nel sistema istituti tecnici superiori, la Toscana è considerata tra le regioni che hanno ottenuto maggiori risultati in Italia. Essi rappresentano un tipo di scuola ad alta specializzazione tecnologica, sorto una decina di anni fa, che può dirsi un ente di formazione di livello post-secondario non universitario, a cui possono accedere coloro i quali sono in possesso di un diploma di scuola superiore di secondo grado.
e a tutti gli effetti un livello di formazione terziaria il cui scopo è professionalizzante, conclude l'assessore Grieco. La formazione di questi istituti è specializzante in aree tecnologiche, spesso legate alla peculiarità dei territori in cui i percorsi vengono realizzati. Il Comune di Tresana ha varato un pacchetto di misure di agevolazione tributaria a favore delle attività turistiche ricettive. La prima misura riguarda la TOSAP e la concessione fino al 31 ottobre 2020 dell'ampliamento del suolo pubblico e di nuovi spazi. La seconda misura riguarda la Tari. Per le attività è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa in funzione dei giorni di sospensione previsti dalle disposizioni per l'emergenza Covid-19. La terza misura riguarda l'IMU e prevede la deroga all'applicazione delle sanzioni e degli interessi sugli eventuali versamenti effettuati oltre il 16 giugno ed entro il termine del 31 dicembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche da attestarsi ai competenti uffici comunali entro il 31 ottobre 2020 su apposito modello di autocertificazione. Iniziata la distribuzione di circa 500 pacchi di viveri a diversi nuclei familiari da parte di Rotary Carrara e Massa. In collaborazione con il Comitato di Massa Carrara della Croce Rossa Italiana è stato condotto uno screening delle situazioni più critiche, così da corrispondere alla necessità nel modo più equo possibile. Il club ha individuato 3 soci al proprio interno, uno per ciascuno dei 3 comuni di costa, quindi Carrara, Massa e Montignoso, secondo una composizione equilibrata rispetto alle esigenze del territorio, spiega l'avvocato Bertucci, che guida il Carrara e Massa. Attenzione al territorio anche nella fase degli approvvigionamenti. La consegna dei pacchi proseguirà nelle prossime settimane fino al loro esaurimento. Ed ora ci fermiamo per un pochino di pubblicità, poi torniamo qui perché l'informazione di Antenna 3 continua. Dare visibilità alla propria azienda dopo questa crisi è fondamentale per ripartire. Quando c'è una crisi, le aziende tagliano nella comunicazione, una scelta che la storia ci conferma essere controproducente. Questo è il momento di investire per comunicare la propria attività. Per essere notati, non basta essere presenti sulle piattaforme più in voga. Questo al massimo è utile a farsi dare un'occhiata. Tante aziende sono in difficoltà, appesantite da costi, vincoli, chiusure forzate. Quella che supererà questa crisi con slancio è l'attività che saprà investire in comunicazione. Le televisioni locali rappresentano oggi più che mai un grande valore aggiunto per il territorio su cui agiscono e si confermano ancora il mezzo con la maggiore valenza informativa, sia per frequenza di accesso che per importanza e attendibilità percepite, e si collocano al primo posto con il 68,8% di utenti che le utilizzano ogni giorno. È dunque il mezzo migliore e più affidabile per comunicare con i propri potenziali clienti. Antenna 3, per questo periodo di rinascita, propone delle iniziative a costi molto contenuti e con facilitazioni interessanti. Sei un piccolo o grande imprenditore e ci stai ascoltando? Contattaci senza impegno. Non perdere anche questa occasione. Ti aspettiamo! Attività e durante il lockdown attivato il servizio a domicilio? Abbiamo una notizia per te. Antenna 3 ha creato una piattaforma gratuita per mettere in contatto le aziende della provincia che hanno attivato un servizio delivery alla cittadinanza. Registrati gratuitamente sul sito coseacasa.antenna3.tv e inizia a far conoscere i tuoi servizi. Per informazioni chiama il 348 910 8257. Cose a casa, di quel che c'è, non manca niente. MB Garden è l'emozione di vivere la natura. La progettazione fotografica dei vostri spazi verdi, dal parco con piante e ulivi secolari al piccolo giardino. MB Garden è la serra.
un trionfo di fioriture primaverili, piantine da orto, aromatiche, piante da frutta, vasi, terricci. Un'offerta selezionata, completa e sempre nuova a prezzi incredibilmente bassi. MB Garden, via Aurelia Ovest 295 a Massa. Dalla progettazione alla manutenzione del tuo verde, con sopralluoghi e preventivi gratuiti. Offerte e news su Facebook. Qual è la TV locale più seguita in provincia? Facile! Con oltre 35.000 telespettatori al giorno, Antenna 3 è la televisione di casa tua. Chi altro? Al via l'operazione Mare Sicuro 2020 della Capitaneria di Porto. Particolare attenzione alle norme anti-Covid e controllo di 600 km di costa fino al 13 settembre. Ce ne parla Margherita Badiali. Ha preso il via il 15 di giugno e proseguirà fino al 13 settembre su tutto il litorale nazionale l'operazione Mare Sicuro del Corpo delle Capitanerie di Porto e Guardia Costiera. Giunto ormai alla 29esima edizione, l'operazione Mare Sicuro esprime la vocazione del Corpo a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia di bagnanti, diportisti e subacquei. Un comparto, quello nautico-balneare, che quest'anno sarà significativamente caratterizzato dall'applicazione delle misure di prevenzione e protezione disposte dal Governo e dalle Regioni per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Per la costa ed il mare della Toscana il coordinamento è affidato alla Direzione Marittima di Livorno con il controllo su 600 km di costa. L'assetto operativo dell'operazione si articola su 13 postazioni Mare Sicuro dislocate nelle località a maggiore vocazione turistica della regione, dotate di altrettanti battelli veloci con caratteristiche di versatilità e 50 unità di personale. Sono confermate anche quest'anno le linee di attività degli anni precedenti, tese a valorizzare e a promuovere la cultura del mare, la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela dell'ecosistema marino e costiero, la vigilanza sulla corretta fruizione del pubblico demanio marittimo e degli specchi acquei antistanti. Particolare attenzione sarà dedicata al contrasto del fenomeno dell'abusivismo nel settore dell'uso commerciale delle unità da diporto, all'osservanza dei limiti di navigazione dei natanti in prossimità della costa e alla salvaguardia della fascia riservata alla balneazione. In relazione alla fase emergenziale in atto sarà particolarmente curata l'azione di sensibilizzazione nei confronti di tutta l'utenza per il rispetto delle regole di sicurezza previste dalle vigenti normative e dai relativi protocolli. Siamo arrivati alla rubrica degli auguri, andiamo quindi a scoprire chi sono i festeggiati. Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha firmato oggi l'ordinanza con la quale raccomanda di non usare più i guanti ma di rispettare un lavaggio minuzioso e frequente delle mani con acqua e sapone o con il gel disinfettante. È quanto indicato nell'ordinanza 67 del 16 giugno 2020 alla luce anche delle ultime indicazioni scientifiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La raccomandazione non si applica naturalmente agli ambienti di lavoro sociosanitari e agli ambienti di lavoro in cui i guanti costituiscono dispositivo di protezione individuale. Permane invece l'obbligo di usare la mascherina all'aperto in presenza di assembramenti quando non è possibile mantenere una distanza di circa 2 metri. La circolazione veicolare sulle strade provinciali 43 zona industriale 3 Massavenza e strada 48 del mare nei comuni di Massa e Carrara viene interrotta dalle ore 21 del 17 giugno all'una del 18 giugno. Lo prevede un'ordinanza del servizio viabilità della provincia di Massa Carrara che è stata adottata per consentire il transito di un trasporto eccezionale. Ed ora la linea passa al meteo per tutte le previsioni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare.
Previsioni per mercoledì 17 giugno. Tempo instabile, temperature in calo, venti moderati e mare mosso. Giovedì 18 giugno. Cielo nuvoloso, temperature in aumento, venti tesi e mare mosso. Tendenza nei giorni successivi. Cielo sereno, temperature in aumento, venti moderati e mare mosso. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo. Con il bollettino del meteo si chiude questa edizione del telegiornale. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.